Ci sono alcuni sogni da cui non vorresti mai svegliarti, altri che sono dei veri e propri incubi. Ma ti sei mai chiesto cosa succederebbe se non sognassi più? Beh, cominciamo dal numero 1. Problemi ad apprendere nuove cose. Gli studi sul sonno mostrano che il cervello è ancora molto attivo durante il sonno REM o movimento oculare rapido, lo stadio in cui si verificano i sogni. Apparentemente in questa fase gli occhi battono forte, ma il cervello che cosa fa? Oltre a perdersi in qualche pazzesca fantasia creata dal subconscio. La teoria più comune è che i sogni aiutano il tuo cervello a conservare i ricordi. In breve, i sogni sono come l'esercizio fisico per il cervello. Mantengono la mente sana in modo che possa apprendere, risolvere i problemi e analizzarli. Se smettessi di sognare, perderesti quel prezioso allenamento cerebrale. 2. Danni al fisico. Il sonno REM è la parte più profonda del ciclo del sonno ed è il momento in cui il corpo riesce a riposarsi. Il sonno REM è importante perché è il movimento in cui le cellule crescono, guariscono e si rinnovano. Se non riesci a entrare in questo stadio, in altre parole, se non sogni, il tuo corpo non riceve rifornimento. Potresti avere problemi alla pelle, aumento di peso, un sistema immunitario debole, molte altre cose spiacevoli che possono portare alla privazione del sonno. Per non parlare di 3. Non ti ricarichi. Idealmente dovresti svegliarti sentendoti pieno di energia, ma se non riesci a entrare nella modalità REM, la tua batteria interna non si ricaricherà. Magari ti rigiri nel letto durante la notte e ti senti intontito il giorno dopo. Anche se dormi per 8 ore di fila, se non hai dei sogni profondi in quel lasso di tempo, è come se non dormissi affatto. 4. Influenza la salute mentale. Gli esperti del sonno affermano che i sogni aiutano il cervello a elaborare i problemi che stressano il subconscio. In altre parole, i sogni ci aiutano a scaricare lo stress emotivo. Se non sogni, potresti iniziare a soffrire di qualche disturbo dell'umore come l'ansia. Ricorda che la privazione del sonno, l'esaurimento mentale e lo stress possono influire sulla salute fisica nel tempo. Ipertensione, caduta dei capelli, dolori muscolari e articolari e l'elenco continua. In questo caso è importante andare dal medico, soprattutto se inizi ad avere 5 problemi al cuore. Gli scienziati hanno recentemente trovato una relazione unica tra sonno profondo e frequenza cardiaca. Si è scoperto che anche quando sei completamente immobile, cosa che il corpo tende a fare durante il sonno, la frequenza cardiaca aumenta durante un sogno. La frequenza cardiaca aumenta perché il cervello sta riflettendo e il cervello e il cuore lavorano insieme. Ti sei mai svegliato nel cuore della notte da un sogno particolarmente fervido che ti ha fatto sobbalzare? Allora sai cosa intendo. Potrebbe non essere così piacevole, ma serve come esercizio per il cuore e la circolazione sanguigna. 6. Perderesti una terapia notturna. A parte tutti i problemi di salute, approfondiamo gli effetti che avrebbe sul tuo subconscio. Il cervello usa i tuoi ricordi per inventare le immagini, le situazioni che vedi e i sentimenti che provi nei sogni. I problemi che affrontiamo nei nostri sogni sono in qualche modo associati alle sfide che abbiamo affrontato nella vita. Se in un sogno ti senti come se non avessi il controllo, probabilmente significa che c'è qualcosa nella tua vita che ti fa sentire allo stesso modo. Il sogno proverà a riunire queste associazioni in un modo che siano più facili da elaborare. Se presti attenzione ai tuoi sogni, potrebbe essere una terapia. Magari ti stai chiedendo cosa posso fare se non sogno. Sognerò nuovamente? Non ti preoccupare. La verità è che probabilmente stai già sognando, semplicemente non te lo ricordi. In media una persona sogna dalle 3 alle 5 volte a notte. Quindi abbiamo due compiti, aumentare le possibilità di sognare e ricordarli quando ci si sveglia. Ed ecco come puoi fare. Inizia dalle basi. Per prima cosa, il passo fondamentale per sognare è quello di raggiungere quel prezioso stato profondo di sonno. Tutti abbiamo un ciclo di sonno e di solito raggiungiamo lo stato REM circa 90 minuti dopo esserci addormentati. Il REM stesso arriva per gradi e aumenta man mano che la notte avanza. Alcune fasi REM possono durare solo 10 minuti, mentre quelle successive possono durare fino a un'ora. Per farla breve, devi metterti nella condizione di dormire bene. Bevi un po' di camomilla calda prima di dormire, spegni i dispositivi, fai in modo che la camera da letto sia completamente silenziosa e buia e cambia materasso e cuscini se sono vecchiotti. Trucchi psicologici. Prima di coricarti, di a te stesso che vuoi ricordare i tuoi sogni. Dillo ad alta voce se proprio devi. Questo trucco preparerà la tua mente a essere più ricettiva ai sogni.
È come un esercizio cerebrale e può richiedere pratica, ma funzionerà. Fatti una domanda. Più specificatamente, pensa a una domanda alla quale vorresti ricevere una risposta nei tuoi sogni e scrivila. Questo fungerà da guida e sarà un modo per focalizzare i sogni. Se ti fai la domanda più volte mentre ti addormenti, il tuo subconscio la ricorderà e proverà ad associarla a qualcosa nel sogno. Riflettere la mattina. In media, la maggior parte delle persone si dimentica dei propri sogni nel giro di pochi secondi dal risveglio. Non appena apri gli occhi, non afferrare il telefono, non accendere la TV, mantieni il totale silenzio e non muoverti neanche. Se rimani completamente immobile per almeno 90 secondi dopo esserti svegliato da un sogno, avrai maggiori possibilità di ricordarlo. Se al risveglio rimani nella stessa posizione, il ricordo di ciò che hai appena sognato sarà più palpabile. Pensa come se fosse un muscolo che deve ricordare. Se ti viene in mente il sogno, allora rivivilo. Pensa a ciò che significa quel sogno nella tua vita. Se riesci a stabilire una connessione significativa, allora dovresti ricordarti tutto il sogno. E non dimenticare di... Tieni un diario con i tuoi sogni. Tieni un quaderno accanto al letto. Quando ti svegli da un sogno, anche se è nel cuore della notte, scrivi tutto ciò che ricordi. Non importa quanto sia piccolo o sfocato il dettaglio. All'inizio potresti essere in grado di scrivere soltanto una o due parole e potrebbero non avere molto senso. Ma più lo fai, più sarai in grado di ricordare. E prima o poi ti ritroverai la mattina dopo a riscrivere l'intero sogno. Assicurati di farlo entro 2 minuti dal risveglio, prima di scordartelo. Questo diario dei sogni è anche il luogo perfetto per scrivere quella fatidica domanda che ho menzionato prima. E dopo aver dato uno sguardo alla domanda che avevi scritto, i ricordi delle avventure della notte passata, o forse la risposta che stavi cercando, appariranno vivide nella tua mente. Fai un disegno. Se sono le 3 del mattino e ti sei appena svegliato da un sogno, non ti preoccupare se le parole e le frasi non ti appariranno come se fossi un poeta. Disegna i paesaggi che hai visto. Se puoi, disegna tutte le persone e gli oggetti che hai visto o che hai toccato. Disegna qualcosa che rappresenti come ti sentivi nel sogno. Ad esempio, se ti sentivi libero, puoi disegnare un uccello che vola. Tradurre il sogno in un'immagine dovrebbe migliorare il tuo ricordo, perché ora avrai un'immagine da guardare. In fondo, una foto vale più di 1000 parole. Mangia bene. Sì, tutti quanti sappiamo che dovremmo mangiare sano per 1 milione di motivi, ma uno di questi è per migliorare la qualità del sonno. Ormai sai benissimo che un buon sonno significa una bella passeggiata nel mondo dei sogni. Per aggiungere più memoria a quei sogni, prova a mangiare cibi ad alto contenuto di vitamine del gruppo B, ad esempio pollame, spinaci, pesce, banane e latte. Promuovi il sogno lucido. Il sogno lucido è quando sai che stai sognando, quindi ciò significa che hai il controllo su quello che sta accadendo intorno a te. Ma la cosa interessante è che i sogni lucidi sono più facili da ricordare. E non finisce qui. Uno studio ha dimostrato che premere il pulsante posponi per 10 minuti dopo la prima sveglia promuove i sogni lucidi. Il trucco è essere svegli e coscienti per quel breve momento e poi tornare subito a dormire. La maggior parte delle persone che hanno partecipato allo studio hanno avuto un sogno lucido. Dato che era così rapido e ne avevano il controllo, sono riusciti a ricordarlo. Accidenti, ma che sogno! Ricordi i tuoi sogni? Fammi sapere nei commenti. Se hai imparato qualcosa di nuovo, dai un mi piace al video e condividilo con un amico. Qui abbiamo altri fantastici video che potrebbero piacerti. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.